Sì, sarebbe molto interessante anche perché proprio questo discorso qui dell'agilità non è semplicemente un discorso di natura tecnica che, diciamo, rimane tra di noi. In realtà ha a che fare anche con temi molto importanti come anche la competitività dell'azienda. Perché mi viene, guarda, in mente proprio un caso che sto seguendo questi giorni per un cliente, sto dando, ecco, della consulente, un aiuto, no? Che però per una banca deve fondamentalmente mettere online quello che è un sito statico, diciamo così, con CMS, quindi poco più che un sito vetrina. Ecco, chiaramente le banche sono un settore molto regolamentato, dove l'IT, quello tradizionale, è molto forte e ci sono tutta una serie di procedure che quelle allora veramente, possiamo dire, come una pura burocrazia in certi sensi, perché proprio il problema che è venuto fuori è quello che per mettere online questo sito che è appunto è quasi statico, viene fuori che c'è tutto un mondo che di carta, di moduli per impostare il disaster recovery, dei requirements fuori di testa. Ecco, questo qui cosa comporta? Che nel frattempo ci sono dei competitor di queste banche che stanno diventando cloud native. Ecco, proprio di questi giorni la notizia che c'è la prima banca europea che è diventata completamente orientata al cloud, non ha più sistemi interni, eccetera. Ecco, e questo qui diventa un fattore competitivo enorme, quindi trovare questo equilibrio, da una parte evitando quindi appunto il caos, non è semplicemente un esercizio di stile o per vivere bene all'interno dell'azienda, sì, certo, sono anche questi tipi di benefici, ma in realtà serve proprio a far sì che l'azienda stessa possa anche sbloccare o comunque aumentare notevolmente il time to market, tutta una serie di cose, ed evitare che la funzione IT più o meno tech sia invece un freno quando dovrebbe essere il motore dell'innovazione. Per questo che questo equilibrio, questa agilità la vedo fondamentale. Peraltro, ecco, visto che qui tu tocchi tre grossi blocchi, no? Quindi l'IT in sé aziendale, la cyber security, la tech governance, ecco, mi immagino che per quanto riguarda ad esempio la parte più interna, un punto fondamentale sia la soddisfazione degli utenti, no? Anche il feedback che se ne Bravissimo. riceve. Quindi, come funziona da questo punto di vista il tuo approccio?